Karma Factory è un progetto mio e di Valerio che è iniziato più o meno 3 anni fa. Siamo partiti con un progetto di illustrazione e ci siamo presi un posto a Trastevere dopo aver frequentato Officina B5, che è una scuola di illustrazione, illustrazione editoriale per bambini, ti, diciamo, ti crescono e ti formano al completo. Usciti da quella scuola ci siamo molto affezionati ai nostri professori che ci siamo presi uno studio nella stessa via. Successivamente abbiamo scoperto che quella via era una delle prime vie dove ci furono le comuni negli anni 60 a Trastevere. Sì. E partendo da uno di questi principi ci siamo guardati e abbiamo deciso di tirare su un coworking alla berlinese, se la vogliamo mettere così, con uno studio, una factory lab polifunzionale dove all'interno potevi trovare di tutto. Siamo una novità in bellissima fiera che quest'anno ha aperto le porte anche a artigianato indipendente, legando l'editoria indipendente a, metti caso, un artigianato indipendente dal basso che viene autoprodotto al 100%. Nasciamo come illustratori, abbiamo fatto molti, diciamo, prove di libri con delle case editrici, con Unicef, Orecchi Acerbo, e per facilitare, diciamo, la nostra, non pubblicità, ma il nostro elaborato, abbiamo deciso di farlo avere su un, non più su un pezzo di carta solamente, ma su una materia indossabile. E quindi ci siamo messi in testa di far indossare le nostre idee. Ci siamo costruiti gli strumenti nella nostra falegnameria, successivamente abbiamo trovato delle collaborazioni, siamo stati regalati degli strumenti e ora ancora non vogliamo dire che è la cosa principale, perché noi comunque facciamo illustrazioni, animazione, stop motion e fotografia, quindi siamo tutta la stessa cosa, uno non c'è se non c'è l'altro, perché ora la maggior parte delle serigrafie non sono serigrafie indipendenti con autoproduzione al 100%. L'ordine li fai, voglio una a tre, questo è il disegno e poi mi arriva, io poi stampo. No, noi facciamo proprio tutto. Io vado a comprare le sticche di legno da 4 metri non piallate, la studio, le piallo, le taglio, le scarpe da vetro, le cucio, ci tiro sopra la seta a mano, applico la gelatina da solo, sbaglio il tempo di esposizione, buttato, il trailer buttato, lo rifare il capo. Stringi due morsetti, lo applichi con la raga, getti l'inchiostro, tappi bene i buchi esterni. Avete 8-10 anni. Dopo.